Questo lavoro si propone di attirare l'attenzione sulla mancanza di qualità della vita che soffrono molte persone nel mondo, vivendo a margine della povertà, senza accesso all'abitazione, al cibo, all'istruzione, alla salute e vivendo senza condizioni di sicurezza. Pace. Raccontiamoci storie, così possiamo incontrare il nostro perturbante. Se lo guardiamo in faccia e conosciamo di più noi stessi, diventiamo più umani. Se conosciamo la nostra parte più nascosta, più sconosciuta, se diventiamo più umani, proviamo a sconfiggere la povertà. Proviamoci. Pace. Il mondo appare come una pietra pesante, c'è il bisogno di distaccarsi dalla terra, di fuggire, come in un salto leggero dalle umiliazioni, dal male, dalle guerre che ogni giorno ci affliggono, di emergere celesti nella speranza che l'uomo possa ancora essere migliore. Viva la pace! Ognuno, forse l'ultimo degli ultimi, ha diritto a un germoglio di luce per rinascere e essere uomo. Pace. La povertà ha un volto femminile. Le donne si trovano ad affrontare la crisi economica che indebolisce la loro condizione. Retribuzioni inferiori aumentano il rischio per le donne di cadere in povertà, in particolare per le donne anziane a causa delle loro pensioni basse. Pace. Povertà e perdita della dignità, perché sempre più incastrati in una macchina che scandisce ogni momento e ogni movimento. Il povero cerca salvezza ed opportunità, ma è la prima vittima di un tragico e disumano copione. Peace. A challenge for the views to reflect on their privilege. Recognize the difference between observing and experience inequality. Peace. The art leads us to the poetic space of our spiritual irons, and not irons, washed in the ocean of our souls, waiting to be found, of solace and love, of generosity and mercy, of faith and empathy, irons, hypostasis of life, man and God, earth and nature, fairness and freedom. Peace. Tra la scritta Parco giochi per bambini e Coca-Cola si cela una storia di innocenza spezzata e consumismo. Il tunnel è una transizione. Attraverso l'arte possiamo amplificare la voce di coloro che lottano per essere ascoltati. Pace. La povertà estrema, purtroppo, impedisce la piena ed effettiva fruibilità dei diritti umani. Non è giusto vivere in un mondo estremamente disuguale. Pace. Certo che c'è la lotta di classe. Ma è la mia classe ricca che la sta conducendo e la sta vincendo. Warren Buffet è il settimo o sesto uomo più ricco del mondo. Figura che emerge dalla terra come auspicio per il superamento della condizione di estrema povertà e disuguaglianza. Pace.
Tre spighe, passato, presente e futuro della nostra specie, simbolo di saggezza, fatica e sangue, metafora arcaica della vita e della morte. Il grano torna al centro dell'attenzione nella sua duplice accezione, alimento primario e strumento di strategia bellica. Pace. L'albero d'ulivo muta sembianze in altre forme coesistenti, che confermano l'idea di un'eterna compresenza, di un innatismo che è all'origine del sentimento di solidarietà, una forma di istintualità naturale verso la cooperazione che è innata in tutte le forme viventi. Pace. La diseguaglianza palese tra quei pochissimi che hanno tutto ed esercitano il potere e i tantissimi che non hanno niente e che perdono tutto a partire proprio dalla dignità e che possono solo sperare di tuffarsi. E non è detto che lo facciano per combattere il sistema. Pace. Nella mia opera c'è uno spazio grande affinché si parli di pace e di inclusione. Pace. Cercavo la dignità nel portafoglio di un ministro, ma non c'era. L'ho trovata nella bisaccia di un manovale agricolo. Pace. La maternità non è una scelta quando si vive in un ambiente povero di cibo, ma anche di supporto educativo e strumenti di libertà, in altre parole, in assenza di dignità. Inoltre può essere essa stessa origine di povertà quando non si danno opzioni alternative. Pace. Possiamo noi tutti avere un profondo rispetto per la dignità umana, un forte senso di autoconsapevolezza e un'impressionante empatia, comunicare con la libertà di parola senza confini etici per far crescere l'autonomia negli esseri umani con radici profonde, rami forti e foglie impressionanti. Peace. Prima di tutto l'uomo. Vivi in questo mondo come nella chiesa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi all'uomo. Una donna non può aver paura di non farcela. E vivere in preconcetti dettati da leggi fatte per incatenarla. L'intuizione che deve avere per essere libera, te la dico io. Perché l'ho vissuta. Accetta il tuo potere e ce la farai. Sempre. Sempre. Sempre, 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 sempre. Peace. Where dignity abandons you during the absolute collapse of your life is the point where you forget that you have the right to believe. But maybe this is the moment that hope can be born. Peace. On this earth, there is enough for everyone. There has always been enough for everyone. There can always be enough for everyone. Peace. Allargare le braccia, lo sguardo e i sentieri delle possibilità. Tenendo fissa l'empatia sugli ultimi di ogni tempo. Il futuro e la storia non vanno guardati solo dalla prospettiva dei vincenti, ma anche dalle contraddizioni che inquietano la nostra coscienza. Pace. Nel cuore della grigia miseria, un bambino si copre le orecchie per non ascoltare i suoni dolorosi che lo circondano. Tra le note discordanti c'è però una sinfonia di speranza e di coraggio, un inno alla resilienza umana, perché ogni fragilità è un grido di vita. Pace. L'indifferenza non è il male peggiore. Molto peggio è chi finge che vada tutto bene,
accusando persone e addirittura interi popoli di meritare la povertà a causa della loro incapacità di essere bravi come noi. Pace. Ho sempre creduto che gli artisti che vivono e lavorano con valori spirituali non possano e non devono restare indifferenti di fronte ad un conflitto in cui sono in gioco i più alti valori dell'umanità e della civiltà. Picasso. Pace. Di solito le persone più generose sono quelle che hanno meno da dare. Il povero, la povertà sono sottofondo del sistema nel quale viviamo e del quale siamo responsabili. Povertà, perciò forma di violenza. Pace. I am an invisible man, a silent scream, a black and white protest, a dehumanized and tormented faced, almost monster, fed by poverty, violence and inequality. Let's reflect. I Am an Invisible Man is a conceptual work made in 3D with geographic shapes that create the shape of a dehumanized face, which invites reflection on the process of transformation that contemporary man undergoes. Peace. Sconfiggere la povertà non è solo un atto di carità, ma un atto di giustizia, un dovere verso l'innata nobiltà che risiede in ogni persona. È un impegno verso la creazione di un mondo dove ogni individuo possa coltivare il proprio potenziale senza il peso dell'indigenza. Pace. Il globo terrestre ricoperto di semi che qui propongo rappresenta la speranza di risolvere l'approvvigionamento di cibo da parte di tutte le popolazioni del mondo. È un diritto universale e imprescindibile di tutti. Ma naturalmente sono solo i popoli più poveri a patire di malnutrizione. Pace. Sagome che vanno alla ricerca della dignità perduta, affrontando disperati viaggi e lasciandosi alle spalle paesaggi di desolazione geografica e soprattutto umana, sperando di ritrovare quella dignità che è intrinseca nel genere umano. Pace. Come in una scena di una moderna deposizione, il corpo sorretto in ginocchio sui ritagli di giornale esprime in maniera cruda e forte lo stato di povertà non solo economica ma anche psichica e culturale a cui sono sottoposti senza tetto. Inascoltate le loro preghiere, relegano questi nostri fratelli ad uno stato di solitudine e fragilità. Even Flow è stata ispirata all'omonima canzone dei Pearl Jam. Peace. Nella città ideale c'è sempre un posto per tutti, perché tutti abbiamo il diritto di una vita dignitosa, a prescindere dal reddito. Pace. Nasciamo tutti uguali e nessuna società dovrebbe creare disuguaglianze che nulla hanno a che fare con l'essenza umana. Pace. Faccio un servizio di lusso, porto le cose direttamente dentro le case di chi le ha ordinate e mi pagano niente. Bene, ora mi riposo, poi riparto e domani vado in piazza a protestare per un salario più dignitoso. Sono sicuro che le cose miglioreranno. Pace. La dignità per me è avere delle possibilità, è la libertà di poter scegliere e cercare. Diritti. Ogni gruppo etnico ha il diritto di vivere con la giusta dignità nel proprio paese di origine, mantenendo le proprie tradizioni, abitudini, cultura e religione. Il modello occidentale non è superiore e quindi non può essere preso come modello di riferimento. Stop all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento degli stranieri. Pace. Sono rinchiuso nelle gabbie della povertà, non ho dignità. Sento il peso della vita e l'abbraccio dei miei pensieri opprime il mio essere.
quell'albero là fuori offriva i suoi frutti. Cogliere il privilegio di pochi, non il mio. L'ho visto impietosamente rinsecchire nel disinteresse di meschini e pietri la chiave della mia libertà, da tempo sepolta sotto le sue radici. Presto ritroverò la sua tomba e la mia dignità rivivrà. Pace. Ogni essere nasce uguale nella stessa modalità. Appena nati si è proiettati in un mondo che non si è scelto. Se si è fortunati la vita ci lascia meno segni. Se sfortunati la vita fin dall'inizio diviene una lotta per la sopravvivenza. Pace. Se nella vita si nasce una volta sola, a rinascere siamo chiamati continuamente. Ogni mattina, ogni stagione, in ogni situazione difficile, a patto che non lasciamo mai morire la speranza. Citazione Antoniano, opere francescane. Pace. La mia opera rappresenta un bambino che scopre l'acqua all'interno di una caverna, entusiasta, la raccoglie con una giara. L'acqua è la risorsa più importante della Terra ed essenziale per tutti gli esseri viventi presenti su questo pianeta. Ho realizzato quest'opera per chiamare una presa di coscienza di questa risorsa preziosa, non garantita a tutti. Pace. Centinaia di giubbotti di salvataggio vengono abbandonati ogni anno sulle spiagge dell'isola di Lesbo, lasciando dietro di sé le tracce di chi cerca con disperazione di sottrarre le proprie famiglie alla povertà. Ma per farlo dovranno superare ben altri ostacoli. A aspettarli, infatti, ci sono i muri fisici, ma soprattutto i muri politici, innalzati dai cosiddetti paesi occidentali. Pace. Mi rifiuti. Sulla pelle, atti di immonda idiozia, di immondizia. Mi rifiuti nell'indifferenza viziata dell'indifferenziata. Siamo umanità scartata nel bidone. Tira fuori uguale dignità e indignazione. La pelle sa cosa le hai fatto. Scrive il diario delle cicatrici. Parla a nuda voce. Pace. L'opera rappresenta la realtà dei barconi che solcano il Mediterraneo per raggiungere una terra senza fame, dolore, povertà. Le mani protese, mani modelle per l'arte, chiedono con dignità l'aiuto da una terra che si pensa promessa. Pace. Corpi in mutamento combattono per una vita ugualitaria. Cercano nella fierezza la dignità di un piatto caldo sopra la tavola del domani. Pace. Se il mondo fosse bilanciato, dove non vi sia necessità di povertà per sostentare la ricchezza, non ci sarebbe alcun bisogno di parlare di diritti umani. Pace. Non solo di pane ha bisogno l'uomo, ma di parole, di presenza, di attenzione, di ascolto. La povertà è davvero solo quella economica? Pace. Le sue idee, i suoi stati emozionali si plasmano attraverso lo svelarsi di ciò che lo circonda. Pace. La cura dell'altro è il percorso con cui Lorena Fornasì ogni giorno trasforma Piazza della Libertà Trieste nella Piazza del Mondo, da cui sgorga una traccia di luce che serve per indicarci il percorso di speranza in un'umanità
che sappia accogliere rispettosamente tutti e ci abbracci tutti. Pace. La cultura occidentale ha fame e depreda il terzo mondo, rubando materie prime e forza lavoro. In cambio dona generi di prima necessità, ma le mani tese verso un semplice pezzo di pane non possono raggiungerlo perché è protetto dal filo spinato. Pace. Vita ai margini. In una cornice rosa dalle disuguaglianze e dall'iniquità. La povertà è un'immorale violazione della dignità e dei diritti umani, soffocata da una cappa di indifferenza. Peace. Povertà e fame in primo piano. Umanità privilegiata tra i colori del benessere sullo sfondo. L'economia fondata sull'accaparrarsi le risorse del mondo a discapito dei poveri. Business dell'alimentazione nelle mani delle multinazionali che guardano solamente ai profitti. Pace. I millenni di storia umana, dalle caverne ai nostri giorni, non abbiamo ancora imparato niente. La dignità, la fame, la povertà sono sempre state volutamente ignorate. I gestori del potere economico e i potenti massoni con le loro lobby devono ridurre le immense spese belliche a favore di una giusta parità dei popoli. Questo potrebbe essere un inizio, oppure rimane una sconsolata utopia. Pace. Nel rispetto del futuro vedo elementi di salvezza passarmi accanto. Disgregazione di corpi e pensieri in un passato di povertà controllata. Uccidere il sogno negli occhi dell'uomo resta il male assoluto. Pace. La dignità ha molte sfaccettature. Un cartone visto come simbolo di povertà, giaciglio per un bisognoso o in ballo di un letto a lunga degenza, o al contrario con una scritta che ostenta ricchezza, letto serie A. Pace. Nessuno al mondo dovrebbe essere costretto a rinunciare alla propria terra ed allontanarsi dai propri affetti a causa della povertà. L'immagine dell'albero che cresce dal suolo arido rappresenta lo sviluppo rigoglioso che anche i paesi più fragili devono raggiungere. Pace. Qualche tempo fa fui avvicinata da Saggio, un giovane senegalese, che mi chiese: racconta la nostra storia, non la mia, ma la nostra. La parola più utilizzata nell'elenco dei morti nel Mediterraneo è unknown, persone che muoiono senza nome, senza età, senza nazione. Once Saggio, a young Senegalese refugee, approached and asked me, tell our story, not mine, but ours. The most used word in the list of dead in the Mediterranean Sea is unknown. Human beings dying with no names, no age, no country. Pace, peace, pow, path, pe. Everybody has the right to food and shelter and the opportunity to improve their situation. Betrayal deals with these issues and especially refers to the situation in Gaza, the denial of basic human rights and countries' unwillingness to do anything to rectify the situation. Peace. Viviamo in un mondo in cui a parole si inseguono diritti come l'eguaglianza, la tolleranza, il rispetto, la lotta alla povertà, ma in pratica emergono sempre più individualismo, indifferenza, superficialità, corruzione e spaventose disuguaglianze sociali, sperequazione, con ricchezze spropositate che convivono senza troppi problemi accanto all'indigenza e alla povertà assoluta. Pace. Mani che seminano morte, generando ricchezza e ristrette oligarchie e miserie in intere nazioni, scrive Papa Francesco.
Non potremo essere contenti finché queste mani che seminano morte non saranno trasformate in strumenti di giustizia e di pace per il mondo intero. Pace. Se la povertà scaccia le tue scarpe dorate, che non scacci il tuo sorriso, che è il pane della mia vita. Se non puoi pagare l'affitto, esci al lavoro con passo orgoglioso e pensa, amore, che ti sto guardando e uniti siamo la maggior ricchezza che mai si è riunita sulla terra. Pablo Neruda, La povertà. Il denaro non è solo ciò che è, ma soprattutto tutto l'immaginario che ad esso è collegato. È una cosa sporca per le implicazioni negative del suo uso, per i furori che può scatenare, per la possibilità o la necessità di sopravvivere o di vivere. Pace. Un quinto della popolazione mondiale detiene l'88% della ricchezza globale. Un benessere costruito sfruttando risorse, lavoro sottopagato, fomentando guerre e instabilità. Chi tra i fortunati è disposto a rinunciare a una parte del proprio benessere? Pensiamoci. Pace. Il sogno di un'Europa unita, eclissato dalla logica del profitto, secondo la quale la dignità degli uomini, ed in particolare delle donne, non è più una priorità, allontana a data da destinarsi l'occasione fallita di un nuovo rinascimento. Pace. Con quest'opera ho voluto rendere omaggio alle persone che offrono il proprio tempo ad aiutare i senza tetto. Ridanno dignità a chi vive ai margini della società e riempiono di dignità la propria esistenza. L'uso dei cartoni da imballaggio rimanda ai giacigli usati per strada. Pace. Il titolo dell'opera, La ricchezza come fine, genera povertà. Nel rievocare in chiave kantiana il celebre capolavoro di Francisco Goya, Il sonno della ragione genera mostri, denuncia l'avidità per il denaro e per l'oro, che quando diventa il fine, cessa di essere un mezzo e diviene ruggine. Pace. Dignity is forgotten. Have we lost courage, justice? Perhaps because it hurts, but it is a reality. Let's not forget it. Peace. Una società intelligente si prende cura delle nuove generazioni e della loro evoluzione naturale, a prescindere dal ceto e dalla classe sociale. Sete di una nuova, dissetante, pioggia pulita per eliminare l'aridità emotiva che sta portando sempre più disuguaglianza tra gli esseri umani. Pace. La vita è desiderio declinato, spesso però è inquinato dal bisogno che le impedisce di esprimersi appieno. Tra bisogni materiali e immateriali, mancanze e aneliti di infinito, ci scopriamo tutti poveri fratelli desideranti. Pace. Recognize that our dignity is constantly being violated by what has happened, is happening, and will be happening. It can be said that our dignity is duty to protect. To accomplish this, it is necessary to overcome challenges. Remember that you are always being tested. Peace. The life is the most basic human right. However, as a shame of the postmodern world, poverty, colonialism, and wars have invaded humanity. All people are responsible for this, even if
We cannot do anything. We must stand in the right place. And freedom for Philistine. La popolazione di Gaza è costretta ad alimentarsi con cibo per animali, foglie, avanzi lasciati dai topi. La povertà indotta dalla guerra ha raggiunto un livello irreversibile ed oltre 1 milione di bambini palestinesi rischiano di morire di fame. Tu, soldato, che esulti per aver annientato il tuo nemico, o ancora noi, colpevoli di indifferenza, quanta dignità vuoi ancora togliere appoggiando lì il tuo bel muso per una stupida foto? Peace. Ogni vita merita di essere vissuta al meglio. Ogni bambino merita di uscire del bozzolo e diventare farfalla. Ma per consentire a qualcuno di vivere nella ricchezza e nella prosperità, qualcun altro deve morire di fame e soffrire. Sono vite spezzate che rimarranno per sempre intrappolate senza aria e senza dignità. Pace. La distanza tra il mondo tecnologico sospeso nell'aria e l'umanità vera, che ogni giorno gioca la partita per la sopravvivenza, è insormontabile. L'evoluzione della prima sarà sempre a discapito della seconda. Pace. Hello, my work is dedicated to defend the sacred territory of the Wiraritari community in Mexico. It's a tribute to resilience and spirit of the Wirarica people. They have defended the sacred land from the governments for years. Despite their poverty, they make an extraordinary craft world we know it. It's important for me to show the map of their 5 sacred sites in Mexico, with the main ceremonial center in the middle. The Wiraritari people are appealing to the government to protect their lands, especially these sacred sites, crucial for their rituals. This culture is known by its artistic expressions and resilience in preserving their sacred land. Peace. La dignità è una piccola parola, ma è l'orgoglio di noi stessi. È riconoscere il valore dell'esistenza umana nel rispetto della libertà di scelta di ciascuno di esprimersi, lavorare e istruirsi. È la possibilità di modellare la propria vita in modo corretto, degno e soddisfacente. Pace. Ai tuoi occhi io sono soltanto abiti logori, una vecchia coperta, un cane per amico, qualche moneta, un tozzo di pane e un po' di vino, ma dietro al mio sguardo e al mio corpo stanco c'è un essere umano, intriso di ricordi sbiaditi dal tempo. Anche io esisto, io non sono trasparente. Pace. Subsistence economy societies do not produce social economic differences. Subsistence economy societies do not produce social economic differences. In capitalist society, poverty is closely connected with wealth. It is the same wealth within the economic structure that produces poverty. Peace.
Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui si accorgono solo poche anime sensibili. Come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di fiori da altre terre. Italo Calvino. Pace! La ricerca ossessiva del successo e del denaro offusca i veri tesori umani, creatività, gentilezza e amore. La povertà in varie forme, non solo economica, imprigiona l'anima con un vuoto interiore insaziabile. Quale povertà è la più devastante? L'inganno della tua lunga mano finge protezione, ma sevizia dignità. Stupri la mia terra, disponi della mia economia, controlli, annegandomi nella povertà. Sono monco e schiavo della tua elemosina. Dammi la possibilità di scegliere e di imparare. L'acqua, origine di ogni forma di vita, è anche elemento fondamentale per la dignità di ogni essere umano. Una parte dell'umanità ha accesso all'acqua fino a sprecarla. Molte popolazioni invece ne hanno carenza e questo determina povertà e ingiustizia. Flagello mondiale, la povertà è alimentata dalle crisi economiche, guerre, catastrofi naturali, politiche pubbliche inefficaci e da eredità storiche. È vergognoso che il 10% dei paesi più ricchi detenga il 50% della ricchezza mondiale, mentre il 50% dei più poveri ne possiega solo l'8,5%. Eliminare quindi la povertà sotto tutte le sue forme costituisce sicuramente la sfida mondiale più grande per l'umanità. Pace. Ora non c'è più tempo. Siamo nel 2024 e stiamo ancora pensando a come utilizzare meglio il denaro per contrastare la perenne povertà. E il tempo, nel frattempo, passa. Pace. La natura ha dato tanta ricchezza ai paesi poveri, a un popolo che manca tanto di creare, di crescere. Gli arrivano il monopolio di questa grande potenza industriale come topi al formaggio a elevare la ricchezza che la natura le ha dato, così che il mondo resta disuguale. Pace.